Siamo qua, ragazzi, su Horizon Zero. Ne parlano tutti molto bene di questo capolavoro, vediamo. Grafica già non c'è nulla da dire. Penso che con la Play 5 ci sia poca Che differenza, cosa visto. c'è? Non ti piace il freddo? Oggi dobbiamo uscire. Abbiamo un rituale da compiere, tu e Questo è il figlio. Ma che bello. metti questa. Medaglia, cos'è? Apparteneva a mia figlia. Ah. Oggi pronuncerò il tuo nome, piccola. Ma la dea lo ripeterà. Mamma mia. Spettacolo, eh? Io vi faccio vedere subito un po' così l'inizio, la grafica che c'ha questo gioco. Già prende, Di solito è la madre a fare l'annuncio. Se solo l'avessi. Parteciperebbe tutto il villaggio e ci sarebbero anche le matriarche. Ma noi siamo emarginati. Seguiamo i rituali della tribù. Altrimenti diverremmo come gli infedeli predecessori che voltarono le spalle alla dea. E per questo furono condannati. A noi è rimasto lo splendore del creato. Bestie di aria, acqua, terra e acciaio. Dinosauri robot. Un conto è cacciare una bestia. Ma con le macchine, un'altra cosa. Devi essere e rispettare il loro potere. Te lo insegnerò un giorno. Eh sì, è piccolo adesso. Mamma mia, guardate che roba. Devo capire un po' i comandi, andarli un po' a guardare, ragazzi. All'inizio è un po' così. Uso il joystick che uso sul GT Sport, perché l'altro è meglio non usarlo per questi giochi qua. Vediamo. Allora, qui è salito sopra, penso che... L'alta matriarca Tirsa, cosa ci fa qui? Vuole forse impedire il rituale? Vediamo qui. Lo chiama. Un po' stile indiani, se vogliamo, poco. Vediamo No, 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 in piedi, è quasi il momento. Eh sì, certo, puoi parlare con me. Sei venuta a benedire il nome. Non sono passati 6 mesi da quando te l'abbiamo affidata. Ma siamo emarginati. Tu per scelta e lei? Beh, sono un'alta matriarca e benedico chi desidero. Bene, ci onori. Sì, Tipo un vai, è battesimo. tempo della pronuncia, è ora. Eh sì, è tipo un battesimo. Si usava così. Mamma mia. Oh madre, ti invochiamo per dare un nome a questa bambina. Che il tuo amore possa scaldarle la vita come il sole scalda la terra intera. Pronuncia il suo nome. Aloy! Spettacolo, ragazzi. C'ho i brividi. Questo sarebbe un Che il suo gioco nome sia benedetto. che sarebbe piaciuto a Smettete qualcuno. subito. Che cosa hai fatto? Ho benedetto il nome della bimba. Donna scellerata, quella bambina è una sciagura. Cosa ti ha detto sulla sua nascita, emarginato? Rispondi! Ho fatto come mi avevate chiesto. Crescerla, sì. Nessuno ha parlato di amore. Ora basta. E tu, benedirne il nome come se... Conosco i miei doveri verso loro e te. Sono qui e dovunque andrai, ti seguirò.
ovviamente lo porterò per il tempo che ho, perché questo è un gioco molto lungo, quanto ho sentito dire, eh? Quindi questo sarà da fare un po' alla volta, bene, cercare di farlo con calma. Ecco qui la presentazione di Horizon. Mamma mia, guardate l'acqua, 0 da 1. Impostazioni, ok, andiamo a farci le impostazioni, vediamo un pochettino. Difficoltà lasciamo normale. Tracciato missione, sì, tracciato, sì. Cosa vuol dire? Toccando leggermente il touchpad, boh, vabbè. LUD, regola livello delle informazioni sullo schermo, vabbè. Comandi. Asse normale, non to io direi di non toccare nulla. Mira assistita, chiaramente sì. La macchia, scegli se la tua macchina seguirà automaticamente i sentieri o sarà controllata liberamente. No, no, lasciamo qualche aiuto perché non lo conosco. Scegli se lo scatto è attivato tenendo premuto un tasto o semplicemente premendo. No, no, teniamo. Scegli se lo scatto è attivato tenendo premuto un tasto o semplicemente premendo. No, teniamo premuto, direi che è meglio. Sì, come normale, no, no, normale, normali questi qua. Poi l'audio. La musica direi di toglierla. Dialoghi 100%, effetti sonori, mostra sottotitoli, no, ragazzi. Italiano, italiano, grafica. Non disponibile. No, vabbè, io ho un televisore, insomma, luminosità direi che va bene questa, magari l'alziamo al 55. Mostra copricapo, mostra, non mostrare copricapo quando indossi un abito con copricapo. No, no, lo mostriamo perché. Pittura facile non c'è nulla, effetti focus non c'è nulla. Va bene. Extra, nuova partita, proviamo. Un'esperienza di combattimento semplice perché è più interessato alla storia, facile, un livello di difficoltà accessibile a chiunque voglia semplicemente esplorare il mondo e la storia, normale, un livello di difficoltà che bilancia il villaggio con un'esperienza di combattimento impegnativa. Ma io direi di lasciare questo. Vale, vediamo, facciamo 6 anni dopo. Ah, è cresciuto. Che bellina. Ah, sono qui. Ah, mo non mi viene il nome. Madonna, ma che roba. Ma quante belle bacche! Ah, le bacche, ok. Sei un bravo raccoglitore, vero, piccolo Bast? Ora va a trovarne ancora un po'. Bello, eh. E qui raccolgono. Ci bavano di pesce Ben anche. fatto, che bravo ragazzo. Bambini, venite con me. E perché non era qua? Ah, È perché lei la ri... un'immaginata. è Bisogna un'immagine. ignorarla. Ah, sì. Ecco. Andiamo. Sarà mai? C'ha mica la peste, eh? Ecco, è caduta. Occhio che volo. Aia, ai. Dove è andata a finire? Ah, è già forte, per avere. Allora, 7-8 anni, 6 anni, 6 anni dopo, 6 anni. Sì. È caduta come una grotta. Mamma mia. Fatto Non può sentirmi. bene, È una specie di grotta. eh. Aia, un dono dal passato, nuova missione principale. Oh Cristo, un dono dal passato. Entra nella caverna. Usa R3 per muoverti. Non posso arrampicarmi. Toki.
Ma... sembra stretto, ma posso farcela. Ah, usa quadrato, ok. E qui... queste sembrano rovine del mondo di metallo. Uno dei luoghi antichi. Bisogna guardare tutto bene, ragazzi. Questo gioco richiederà molto tempo, quindi io lo farò un po' alla volta. Questo salta. Questo fa la capriola. Si abbassa e si alza. Voglio vedere. Questo cos'è? Entra nella caverna. Ma dovremmo già essere dentro. Ah, ok, c'è la scala. Qui non c'è niente da fare. Tutte stalattiti di roccia, presumo che siano queste, fa vedere. C'è dei passi. Che cazzo c'è? Ragazzi, lo devo guardare bene, bisogna esplorare, perché magari c'è delle cose da raccogliere. Questo cos'è? Ah, mi sembra... ma cos'è sta roba qua? Eppure non dà da fare niente. Andiamo di qua. Vediamo, bisogna guardare tutto perché... io presumo che bisogna andare di qua. Allora, se ci ha fatto scendere è perché non deve essere così difficile da giocare. Poi, ragazzi, è da capire bene qui dove siamo scesi. Con i tasti R1 R2 L1 L2 non fai nulla, quindi presumo che siamo entrati e adesso qui cos'è? Niente. Che cazzo devo fare? Attenzione. Rusty, non voglio che vada in posti del genere. Ma devo trovare un modo per uscire. Qui non sale, ma non ce n'è bisogno. Qui penso che qui devi solo trovare un posto per uscire e poi mi darà da salvare, perché la prima cosa l'ho fatta di entrare nella caverna. Cosa sono quelli lì? Pipistrelli? Non credo, di giorno. C'è la luce? Non penso. Saranno corvi, qualcosa del genere. Vediamo un attimino di qua, ragazzi. Vi ripeto che io è la prima volta che gioco un gioco così. Di qua dove siamo entrati, quindi dobbiamo guardare tutto, magari questo è qualcosa da azionare. E no, eppure è tutto fermo. No. Aspetta un po', questa luce qui cos'è? Di qua bisogna assolutamente uscire però, perché non ha senso stare qua dentro. Qui cosa c'è? Vedete, non dà niente da raccogliere. Allora, secondo me devi trovare la strada qui. Non c'è una mappa. Menu non disponibile, ok. Allora, attenzione che lì c'è una scala. Allora sì, cos'è lì? Ma ah, ok, dove può salire sale, e beh,
Carino, non è male, come gioco. Bisogna vederlo più avanti. Qui non c'è niente da prendere. Vediamo da questa parte. Guardiamo tutto, perché io, vi ripeto, non lo conosco. È la prima volta che ci gioco. Un po' misterioso, un po' tipo Tomb Raider, non come Tomb Raider, però. C'è ancora una scala che porta sopra. Pipistrelli, sono pipistrelli, che schifo. Il joystick che vibra. Non so se c'è delle forze del male o qualcosa. C'è qualcosa più avanti. Ho visto. Che cosa c'è? Wow. Una persona morta. E chi è? E chi cavolo C'è qualcosa che luccica. è? Esamina lo strano. Mamma mia. Putrefatto, mamma mia, come è fatto bene. Vediamo. Attenzione. Che cosa sarà mai? Cos'è un auricolare? Questo qui è un gioco un po' misto passato col futuro. Mi sembra un auricolare Bluetooth. Cos'è sta roba? Vediamo. Eh sì. Onde strane mette, guardate. Ah, riattiva. Luci. Sono ovunque. Ma come ci riesci? Ah, R3, ok. Devo andare là. Ma cos'è qua? Vediamo ragazzi, curioso. Niente, ha attivato ciò che era spento. E allora adesso proviamo ad andare qui che mi dà i metri. Vediamo cosa succede qui. Una porta di metallo, chiusa. Chiusa. Magari questo dispositivo può aiutarmi. Usa il dispositivo per esaminare Come faccio ad la aprirlo? stanza. Usa il dispositivo per esaminare la stanza. Porta blindata, ultra resistente, sigillo intatto. E qui come si fa? Va bene, Altre luci. Cosa vuol dire quel 05 di sopra, ragazzi? Secondo me c'è la postazione lì che ha acceso, indossando questa cosa, che apre quella porta. Volete vedere? Aspetta un po'. E difatti, vediamo.
Secondo me c'è una postazione qui da schiacciare qualcosa che apre quella porta. Mi potrò sbagliare. Non sale di sopra. Una forma collegata alla porta in qualche modo. Porta. Fotografia di uno schermo olografico. I dati indicano delle impostazioni necessarie per holo serrature vicine. Usa l'holo serratura. Nucleo di codice è questo qui. Aspetta un po'. Ruota olo serratura in senso antiorario. Ruota olo serratura in senso orario. Ha cambiato colore. Torna alla porta, avete capito? Ve l'ho detto io che era un qualcosa di questo tipo qua. Allora a questo punto l'abbiamo aperta. Andiamo dove ci dice il segnalino. 18 metri, 20. Forse ci stiamo allontanando. La porta ha cambiato colore. Avete capito? Ce l'ho fatta. Oh, bene, molto bene. Adesso però bisogna andare a vedere cosa ci dice di fare qua. Secondo me è sotto questa roba. Comunque andiamo a vedere. Questo secondo me non c'entra niente. Io devo andare là. Mi sa tanto di sì. Allora, vediamo un attimino. Noi siamo arrivati di qua. Aspetta un po', fammi vedere qui. Ah, questa è la porta, vabbè, che cretino. Allora bisogna scendere, per forza. Meno male che c'è il segnalino. Ma se non li metti, come fai a farlo? Impossibile capire. Questo non c'entra niente. Che cos'è? Un Esamina. dispositivo, Sì. come quello che ho trovato. Niente, andiamo sempre dove ci segna, perché sicuramente c'è qualcosa. Ma che mondo strano.
No, qui non c'è niente da fare, bisogna andare dove segna lui. Ok. 40, 39. E qui? Ci fidiamo di tirarci dentro? Proviamo. Perché sono morti qui? Cosa mi è Appunto. successo? Ok. Sembra un mondo futuristico. Mi ha trovato! Rost mi ha trovato! Hai Sono qui! capito? Arrivo! Arrivo! Ah. Forza su, prendi la mia mano. Quel posto non fa per te. Andiamo. E intanto però abbiamo già fatto qualcosa. Vediamo. Certi posti sono proibiti, Aloy. È che ci sono caduto. Sono del mondo di metallo. Ah. Che cosa hai sulla faccia? Niente. L'hai trovato là sotto? Un No. scanalizzatore. Dall'uomo. No. No. Aloy. Queste cose sono pericolose. No! Se vuoi scappare lontano da casa, allora devi sapere come sopravvivere. Vieni, Aloy. A casa. Ma da domani imparerai come si caccia. Vediamo e poi chiudiamo, ragazzi. Ah, qui insegna a cacciare. Va bene, va bene. Ragazzi, direi che è tutto per oggi e ci lasciamo qua. Adesso vediamo se riesco a salvare. Ciao ciao.